anziani individuali previdenziali, detti PIP, si distinguono dai fondi pensione principalmente perché sono particolari polizze, istituibili e gestibili solo da compagnie di assicurazione, vigilate dalla COVIP, e possono essere solamente ad adesione individuale e volontaria, indipendentemente dalla condizione lavorativa. I PIP sono un prodotto assicurativo e permettono l'accesso all'investimento non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi e a chi non ha alcun rapporto di lavoro in corso. I PIP sono quindi rivolti a tutti coloro che vogliano costruirsi una rendita integrativa. La somma dei contributi e la cadenza con cui versarli, mensile, trimestrale, semestrale o anche annuale, possono essere personalizzati secondo le esigenze del risparmiatore al momento dell'adesione al PIP. Al momento della pensione, il risparmiatore poi potrà sempre scegliere fra due opzioni: riscuotere il capitale accumulato in un'unica soluzione, ma con un limite massimo che può andare dal 50 al 75% a seconda dei casi, oppure ricevere una rendita mensile. Similarmente ai fondi pensione chiusi e aperti, è possibile dedurre sino a 5.164,57 euro sulle tasse annualmente. Bisogna ricordare che i PIP possono essere realizzati tramite contratti assicurativi di ramo primo, rappresentati da assicurazioni vita con gestione separata rivalutabile, contratti assicurativi di ramo terzo o polizze unit linked, che includono una componente finanziaria legata a quote di fondi o linee di gestione detenuti dall'impresa di assicurazione, e infine da forme contrattuali miste che hanno caratteristiche legate ad entrambi i rami. I costi a carico dell'aderente andranno a ridurre direttamente il rendimento della gestione interna separata per i contratti di ramo primo, mentre vengono pagati sotto forma di commissione di gestione legata ai fondi nelle ramo terzo.